Benvenuti all'anteprima del Tour de Femmes 2022, siamo in compagnia di Martina Alzini, team Cofidis, che parteciperà tra qualche giorno alla Grand Boucle femminile. Oggi vedremo il percorso e le favorite per questa corsa a tappe che torna dopo tanti anni. Allora Martina, partiamo dal percorso. 8 tappe, 1033 km. Percorso ti piace, non ti piace? Ho visto che ci sono 6 tappe un po' mosse, piatte, più 2 tappe alla fine belle, belle dure sui Vosgi. Sì, hai detto bene, è un percorso diciamo così misto, secondo me ci sarà molta carta bianca e ci sarà molta possibilità un po' per tutte le atlete con le diverse caratteristiche, dalla sprinter pura alla scalatrice pura, passando appunto come tappe che dopo andremo a vedere, ma la tappa degli sterrati che verrà fuori secondo me come una semiclassica. Allora andiamo con ordine, prima tappa. Si parte dalla Tour Eiffel e si arriva sui Champs-Élysées, 81 km, completamente piatti a parte il percorso parigino, con dentro anche un GPM di quarta categoria per assegnare la prima maglia Pua. 81 km, come dicevo, tappa, diciamo, sarà combattutissimo, allo stesso tempo un finale in volata quasi scontato. Cosa ne pensi? Sai cosa penso? Che io ho parlato innanzitutto della quarta tappa, però anche qui la volata sembra scontatissima, ma ragazzi non dimentichiamo che sugli Champs-Élysées ci sono dei tratti appunto di pavé anche non bellissimi. Puoi tira un pochino. Esatto, dagli Champs-Élysées andare verso su, verso la Tour Eiffel, sale leggermente. Verso l'arco, quindi, sì. Esatto, quindi secondo me vedremo qualche azione interessante e soprattutto non sarà proprio la classica volata da arrivo lì gli ultimi 10 km sì, il putiferio. Sarà tensione anche prima, perché immagino che emozione ci sia fare una già solo i nomi della partenza e dell'arrivo, sì. È una cosa pelle d'oca, sì, mi invidio super, un po'. È super emozionante e è un percorso storico, è da sempre il percorso che caratterizza la fine del Tour de France degli uomini. E per noi invece quest'anno sarà l'inizio. Esatto, sarà l'inizio, quindi nello stesso giorno, giusto, tra l'altro. Sì, nello stesso giorno correremo prima dei ragazzi, quindi diciamo così saremo noi che daremo un po' l'apertura delle danze e sarà qualcosa di caratteristico da seguire e ripeto, sono la prima a dire che mi piacerebbe vedere non una volata scontata, ma qualcosa di interessante, un po' di azione qua e là. Poi come hai detto prima, se non sbaglio, c'è dentro anche un GPM di quarta categoria, quindi sicuramente tappa corta, scoppiettante. Seconda tappa da Meaux a Provence, 136 km, completamente piatta, si rimane all'Île de France, qui c'è poco da dire, se il primo giorno poteva essere un po' indecisa la volata, qua quasi sicuramente si arriverà in volata, quindi passiamo anche velocemente alla terza tappa che comincia ad essere un pochino più interessante. Va bene. La Rémy et Pernay, 133 km, una tappa mossa nella seconda parte, anche molto mossa, c'è la Col de Moutigny, 900 metri al 12%, a 16 dal traguardo e poi il Mont Beron di 1 km al 4,6 che ha 4 dal traguardo e dà anche secondi bonificazione, quindi per chi punta la classifica può essere interessante. Tu questa l'hai provata, sei andata sì. A vederla? Sì, ho avuto la fortuna di andare in ricognizione con la squadra. Qui mi piace usare un po' quella frase fatta che non vedremo chi vincerà il tour, però sicuramente capiremo se ci sarà qualcuna, magari una scalatrice pura o magari sì, che non è in forma o che semplicemente magari non si riesce a posizionare bene per il finale, che magari un po' rimarrà tardata. Qui prevedi un arrivo da 30-40 ragazze o anche di meno? Secondo me è un arrivo un po' da puncher, usiamo questo termine. Sì, quindi tipo uno o due da soli e poi un gruppettino più piccolo dietro. Sì, perché ripeto, il finale dà poca possibilità di respiro. E di rientro da dietro. Se inizia a essere il classico scatto contro scatto, magari ne vanno via due, magari dietro c'è poca organizzazione, magari a qualche big oppure a qualche squadra non interessa tirarsi il collo fin dalla terza tappa, perché comunque dopo il tour ecco, presenterà tappe molto più dure, magari a qualche squadra sta bene così, che vanno via un paio senza troppo distacco, però sì, sicuramente sarà un finale interessante da seguire. Sì, bisognerà vedere anche che squadra avrà la maglia di leader in quel momento, se è una squadra
attrezzata per tenere chiuso o no? Sì, dipende. Esattamente, dipende anche un po' dalle gerarchie della squadra. E veniamo alla tappa 4, Trois Bar-sur-Aube, 126 km, ma quello che interessa di più è che ce ne sono quasi 13 di strada bianca di sterrato. Questa è una tappa che hai provato, c'è subito un GPM di terza categoria, strada bianca, bello tosto, che vado a ripescare qui, sono 1,1 km al 9% e poi tutta una serie di su e giù con le salite che quando arrivi in cima non scendono ma continuano in pianura, oltre a essere sotterrato. Sì, esattamente. Questa secondo me sarà una delle tappe iconiche di questo Tour de France, perché appunto, come dicevo prima, secondo me viene fuori come una classica vera e propria, nel senso che il finale è suggestivo, nel senso che non è solo... non sono solo le strade bianche in sé, i tratti di sterrato che troviamo appunto in cima alle salite, ma è proprio la complessità di questa tappa, che arrivi magari da piccole stradine oppure da strade, da strade vallonate in mezzo ai vigneti, ti trovi questo strappo che comunque fa male alle gambe. Beh, e in cima fa molto male alle gambe e in cima non hai modo di recuperare perché attacca subito questo tratto di sterrato che non sono tutti... non è che spianano tutti in cima. No, infatti vedo che ci sono queste salite, arrivi in cima magari 3-4 km in pianura e poi la discesa. Esatto. Se ci aggiungiamo che magari in quei 3-4 km in pianura c'è anche un po' di venticello. Ma sì, perché no? Una folatina. Sì. Io mi immagino questa tappa arrivare davvero a gruppetti e magari con qualche bella passista davanti, come può essere una Royster, una Van Dijk di turno. E perché no, io sono un po' patriota e punto sempre a dire qualche nome italiano, spero in una Longoborghini o perché no, anche una Marta Cavalli che magari può essere una super condizione, qualcosa di interessante qua lo può tirare fuori. Vediamo la tappa 5, Bar-le-Duc Saint-Dié des Vosges, una tappa pianeggiante con solo due GPM di quarta categoria lontane dal traguardo, c'è un particolare però, 175 km. È una lunghezza particolare, non se ne vedono molte di... Hai detto tutto tu, basta dire questo numero per capire che nelle donne è una cosa abbastanza singolare. È vero, ci sono delle classiche, mi viene in mente Bruges de Pan, che misurano all'incirca sui 160 km senza contare il trasferimento. Quindi, sì, qui 175 dire? Dopo la giornata dello sterrato, sulla carta a livello altimetrico niente da dire, però distanza più sterrato, più magari anche il caldo, magari anche un po' di vento anche lì lo mettiamo dentro, ma sì, via, perché potrebbe no? Non essere scontata come sembra sulla carta. Tappa 6, si parte da dove siete arrivati il giorno prima, Saint-Dié des Vosges, si arriva a Rosheim, 129 km, non sembra sia nulla di particolare se non l'ultima salita, la Col de Borche, di 2 km. A 4,5% che è a 9 dal traguardo, ma arrivata in cima non si scende ma si continua il giro falso piano che finisce veramente ridosso dal traguardo, quindi discesa e poi arriva in pianura. Sì, come ti dicevo prima, questa tappa non ho avuto modo di provarla, però guardandola così sulla carta la prima cosa che mi viene in mente è un arrivo in una volata ristretta per gente che comunque tiene in salita su questo tipo di salite, ma che ha uno spunto veloce. Quindi comunque volata, ma non da 100 ragazze. Sì, esattamente. Il primo nome che così mi viene in mente è quello di Elisa Balsamo, che secondo me appunto questa frazione le si addice molto bene. E arriviamo finalmente sui Vosgi, tappa 7 e tappa 8, le due tappe più dure di questo Tour de France. Ti leggo i numeri, poi mi dici la tua opinione. 127 km da Sélestata alle Markstein Fellering, 3 GPM tutti e tre di prima categoria e si fa il Petit Ballon, che è la salita più dura di tutto il Tour, 9,3 km all'8,1 di media, una salita dura. Poi il Col du Platzer-Wassel, spero che si legga così, 7,1 km all'8,3, che questa dura. E poi il Grand Ballon, 13,5 km al 6,7, e qui si raggiunge il punto più alto, il Tour de France, a oltre 1300 metri. E dopo il Grand Ballon ci sono ancora 7 km in quota dove non si scende per arrivare in pianura all'arrivo finale. Questa tappa dura. Sospiro dice tutto. Cosa dire? Un po' sono spiazzata, nel senso, hai detto tutto tu, non vorrei aggravare ulteriormente la situazione con altre parole. Io... Un minuto di silenzio. Sì, ok, va bene. Facciamo un minuto di silenzio per la settima tappa del Tour.
che tu sia una scalatrice e quindi che magari punti alla generale, o che tu sia una umile velocista con del peso da portarti dietro come me, sarà sicuramente una delle tappe difficili, ma difficili anche da finire, perché non da finire in generale, finire nel tempo massimo, perché c'è il petit ballon abbastanza all'inizio della tappa. Esattamente. Di pianura tra il petit ballon e la fine ce n'è poco, dove ci si può organizzare tra velocisti e tirare nel gruppetto. Ti vedo un po' preoccupato. No, sì, perché la sto guardando attentamente, capisci? Io che ancora non avevo visto questa, non ho avuto modo di provarla, la sto guardando con più attenzione. No, scherzo, diciamo, però... Per chi è a casa come me sarà sicuramente una tappa interessante da vedere. Sì. Classifica generale cambierà totalmente, sì, perché fino a questo punto salite usure non ci sono state, quindi avranno modo di emergere le scalatrici pure. Sì, secondo me sì. Poi è vero, riprendo un concetto che tu hai detto prima, che chi è in forma e vuole fare la generale sicuramente lo mostrerà anche nelle tappe medio-dure. Sì. Perché io penso che a differenza degli uomini, un po' questa fa la differenza, nel senso... Se sei in forma e punti la generale, penso che già da subito vuoi arrivare davanti e cercare di creare un po' di distacco. E sarà bello vedere il giorno successivo, che andiamo a vedere adesso, l'ottava tappa. Si arriva niente poco di meno che sulla Super Planche de Belleville, tappa numero 8, 123 km, ma non c'è solo la Super Planche, perché poco prima si farà anche il Ballon d'Alsace, sì, 8,7 km al 6,9%. Un'altra tappa di quelle dure, hanno tenuto le cose veramente complicate sul finale. Diciamo che forse complessivamente come tappa è meno dura rispetto a quella del giorno precedente, però ce l'arrivo sulla Super Planche, uguale a quella degli uomini, che chi ha visto il Tour de France conosce, pezzo di sterrato, duro veramente l'ultimo pezzo, che deciderà poi effettivamente questo Tour de France, perché si arriva proprio in cima. Sì, questa ho avuto modo di provarla interamente e ti dico che il Ballon d'Alsace è una salita... sicuramente non da sottovalutare, perché sono all'incirca 9 km, ecco, sì, 8,7, però l'ho trovata molto pedalabile, la classica salita dove se riesci a stare in gruppo la potresti anche passare, sì, esatto. Però io dico così, però perché no, magari qualche ragazza che non ha ancora mostrato o vuole mostrare qualcosa o vuole recuperare qualcosina nella generale, o che ha paura delle pendenze, magari degli ultimi chilometri della esatto, o che il giorno prima non si è espressa come voleva, qualcosa potrebbe già picchiare lì. Esatto, potrebbe tirare fuori, anche perché ragazzi non dimentichiamoci che è l'ultima tappa, quindi capisci, non puoi fare considerazioni o stare a pensare no, mi devo risparmiare perché ho un altro giorno, qui non hai niente da perdere, no, o meglio sì, hai da perdere se sei in testa, esatto, o sei davanti. Ma come energie puoi dare tutto. Dai tutto, dai l'anima, perché sai che è la tua ultima chance. E cosa dire della planche, della super planche, un'altra tappa da attaccare le cinture. E ti dico, è bellissimo arrivare su, sì, è durissimo, lo so, però è un'altra salita iconica del Tour de France. E ci sarà dello spettacolo sicuramente è una delle tappe più belle secondo me da seguire, per la generale, per il finale, però qui davvero dalla prima all'ultima ragazza secondo me bisogna fare a tutte un grande applauso, perché è caratteristico arrivare su in cima, significa tanto. E poi vuol dire che anche portata a casa il tour. Esatto, esattamente. E poi noi italiani ci siamo tolti tante belle soddisfazioni in passato. Nibali, Aru, Maglia Gialla di Ciccone. Sì. Quindi oltre che essere una salita storica per noi anche porta qualcosa... bene. Sì, quindi spero proprio che le nostre ragazze italiane facciano lo stesso. Allora, parliamo adesso un po' delle favorite di questo Tour de France in diversi ambiti, perché è un tour con un percorso fatto un po' a compartimenti stagni, cioè ci sono le prime tappe, a parte la quarta, bene o male adatta a velociste magari che tengono, ma anche velociste pure, poi c'è la quarta che è adatta un po' a delle ardenniste, gente da classiche, e poi sulle ultime due scalatrici pure. Quindi Mari, partiamo dalle ultime due, individuando un po' secondo te chi sono le favorite per la generale. Sono abbastanza curiosa di vedere se tutte le ragazze che hanno fatto classifica generale al giro hanno recuperato bene e sono pronte ad affrontare appunto un'altra estenuante corsa tappe come questa.
Quindi sì, io come favorita numero uno vedo ancora Annemiek van Vleuten, perché penso che un atleta della sua esperienza e soprattutto con gli allenamenti, con i blocchi di allenamenti duri che fa lei, abbia recuperato bene da un giro a tappe così. Però non è la sola, ci sono tante ragazze che al giro non le abbiamo viste, che secondo me si faranno trovare pronti altrettanto, tipo come nome. Una Demi Vollering, assolutamente, come una Ashleigh Mühlmann. Le italiane, la stessa. Teniamo la cavalli sicuramente. Sì, perché... sì, io poi ti ripeto, sono ci tengo molto all'Italia, sono molto patriota, io spero vivamente che Marta abbia recuperato dal giro e che ci farà emozionare sulle salite storiche di questo Tour de France. Ci sono altri nomi sicuramente super interessanti da seguire. Mi viene in mente il nome di Juliette Labou, che al giro ci ha mostrato che nonostante le prime tappe era rimasto un po' attardata in generale, sul Maniva poi dire che fatto... in salita va. Esatto, ha fatto show. E invece per le tappe pianeggianti proprio da pianura vera, quindi velociste pure? Allora, velociste pure, ti dico sempre i nomi a 5 stelline, non possiamo non mettere al primo posto Lorena Vives, perché ha dimostrato, a parte che ha dimostrato una grande costanza in questa stagione, però nell'ultimo periodo ha dimostrato grande superiorità. Quindi, unita anche la sua squadra, come dicevi, che sì, c'è un treno sì, migliore me, del gruppo. Quindi. Esatto, ha uno dei treni più solidi e forti al mondo, se ci fate caso, fin da subito. Secondo me a volte anche quando non è necessario, ma loro hanno questa caratteristica di correre sempre in sei. Sì. Noi diciamo un po' questa frase, passa il manubrio della prima, passa il manubrio della sesta. Sì. Qui siamo messe bene anche come italiani in questo caso, abbiamo la Consonica che ha vinto l'ultima tappa del giro, abbiamo ovviamente, non abbiamo ancora parlato, la campionessa del mondo, Lisa Balsam, che può andare bene sia in questo tipo di volate che anche in cose un pochino più dure. Esatto, come ho detto prima, non potevamo non nominare per prima Lorena Vives, ma noi da buoni italiani ricordiamo la nostra super Elisa Balsamo, che secondo me ci mostrerà molto di più che una volata. Insomma, secondo me Elisa darà show a questo Tour de France. Come ti dicevo, ci sono anche quelle frazioni attorno alla quinta tappa. Sì. Dove bisogna tenere un po' di più. Esatto. Sì, Elisa mi piacerebbe vederla veramente in tutte le prime sei tappe davanti. Esatto, e perché no? Riprendiamo il fatto degli Champs-Élysées. Non è così scontato che arrivi una super volatona di gruppo pura. E in questo Elisa, secondo me, è una specialista. Noi abbiamo fatto un'intervista a Elisa un po' di tempo fa e l'ho proprio chiesto, ma te la sogni di coprire la maglia campionessa del mondo con la maglia gialla al primo giorno? Perché comunque si addice a lei l'arrivo sui Champs-Élysées subito così, quindi sarebbe veramente bello. Sì. E invece una Marianne Vos, su corse magari come la quarta tappa, quella dello sterrato? Marianne Vos al giro ha fatto vedere che in volata c'è, è una delle più forti al mondo, rimane una delle più forti al mondo. Staccarla è dura, quindi... Sì, e non solo in volata, perché Marianne Vos sulla tappa proprio qui di Bergamo ha dato spettacolo. E non era proprio piatta, insomma, al finale sulla boccola si sentiva. Sì, quindi da Marianne mi aspetto altre... Più che le volate pure che ha fatto vedere al giro, magari qualche altra cosa un po' alla Marianne Vos, un po' spettacolare, quegli attacchi che fanno davvero male alle gambe e che sono degni di nota. E qualche nome outsider, qualcuna che magari conoscono allora, in pochi, che magari più che altro magari non che vinca, ma che è da seguire, una ragazza interessante. Secondo me ci sono delle ragazze da mettere un po' un punto di domanda sopra, nel senso, ad oggi non ti so dire e non lo so nemmeno quali sono le gerarchie delle proprie squadre, non ti so dire se andranno subito ad avere l'obiettivo della classifica generale. Però se corrono con un po' di carta bianca, quindi che magari non sono di supporto a qualcun'altra... Sì, battitori liberi, si possono fare quello che vogliono. Nomi interessanti per me sono Faulkner, da seguire, Grace Brown, la Ludwig, che al giro mi sembra che ha corso un po' di più da supporto per Marta, magari al Tour ha un po' più di carta bianca, quindi vediamo cosa succede. Che è la nostra Persek, come sta vedendo, che alla fine non ha, è una che non ha pressioni particolari. Sì. Che alla fine... La nostra Persek, secondo me, farà qualche... Sì, dai, possiamo chiamarla così, no? Sì, siamo a Bergamo. Assolutamente, dalla Persek mi aspetto qualche numero, perché no? Magari sulla tappa delle strade bianche, un atleta che viene dal ciclocross come lei
ci può far sognare. E poi ti dico un altro nome che ritornando sempre un attimo alla Sierra, no, che ne parlavi prima. Esatto, ritornando sempre un attimo al gruppo delle velociste, abbiamo escluso secondo me un'atleta degna di nota come Arleni Sierra e la stessa Emma Norsgaard, sì, che ricordiamo con un'altra atleta della super solida, veloce, sì, ma da classiche, quindi sugli Champs-Élysées mi aspetto un bel numero da lei. Ma hai detto tutto, non mi hai parlato di Martina Alzini. Io punto alla super planche. Allora, tu hai uno spunto veloce, hai buone caratteristiche, riesci a tenere comunque abbastanza bene le prime 6 tappe, tutte e 6 fondamentalmente non ti vedono esclusa a priori, quindi potresti inventarti qualcosa, no? Sì. E poi all'interno della tua squadra, vedendo un po' chi parte e chi non parte, diciamo, puoi giocarti, sì, sicuramente le tue possibilità. Sì, allora, diciamo che sicuramente cosa dobbiamo ricordare, che abbiamo perso la nostra donna da classifica, che è Clara Koppenburg, che ha dimostrato che al giro comunque ha fatto top 10 al Maniva e purtroppo il giorno dopo ci ha abbandonato per una frattura al bacino. E quindi diciamo che se prima avevamo un po' di più le gerarchie stabilite, adesso corriamo anche noi con della carta bianca. Quindi ti dico, non ho particolare pressione, mi piacerebbe interpretare questo tour con vai, vedi, divertiti, perché ripeto, per me è il primo anno dove mi trovo ad affrontare un Giro d'Italia completamente e subito dopo un Tour de France. Io stessa ti dico, non so cosa aspettarmi, certo ti posso rispondere che anch'io ci tengo a far bene fin da subito sui Champs-Élysées, ma mi piace dirti che me la vivo giorno per giorno, sì, cercando di cogliere qualche bella opportunità e perché no, magari andare in fuga a qualche tappa, perché comunque ti ripeto, correre per la Cofidis, che è una squadra francese, ti dà quel qualcosa in più. Certo, quindi sicuramente ti facciamo i nostri auguri e speriamo che riuscirai a farti vedere, a conquistare quello che desideri con la serenità di non dover dimostrare nulla alla fine, perché arrivi... Di fatto stai facendo la tua miglior stagione di sempre su strada, sei una ragazza, grazie, che corre tanto dalla pista, si sta concentrando maggiormente sulla strada, stai facendo una doppietta giro e turno stesso anno a livello di partecipazione, sì, quindi è difficile, quindi penso che non ci siano grosse pressioni, ma potrai essere libera di punto, come dici tu, giorno per giorno a vedere cosa riuscirai a tenere. Sì, grazie mille, hai ragione, volevo inoltre ricordare che è il primo anno di questa squadra, esatto, mentre nel maschile è una delle squadre più longeve, esatto, nel femminile è il primo anno, quindi è un po' la nostra filosofia dell'anno, dire ragazzi stiamo facendo la storia, perché prima squadra femminile, le prime corse World Tour, la partecipazione a gare come Parigi-Roubaix e la prima vittoria. Sì, e, tua? Sì. E adesso la prima volta al Tour de France, ti dico, già solo esserci è un'emozione. Certo. Spero che tutto quello che verrà è un valore aggiunto da dare alla squadra e in modo personale alla mia stagione. Quindi se volete vedere Martina al Tour de France, mi raccomando, potete guardarla su GCN Plus facendo un abbonamento, sarà ovviamente tutto in diretta e sia on demand che potete poi rivedere successivamente, ci saranno anche gli highlights sul canale YouTube immagino, quindi insomma avete modo di vederla, tocca farti vedere a questo punto, assolutamente. Se vi è piaciuta questa puntata, è piaciuta Martina, mettete un bel like, commentate qui sotto scrivendo le tappe che attenderete di più, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, facciamo un bel ciao, arrivederci alla prossima puntata, ciao!